Volete sapere come ho collegato il telefono al monitor? Beh, praticamente non l'ho effettivamente collegato, però cioè, beh, praticamente beh, tramite un cavo, beh, come dire, HDMI, io effettivamente vedo, beh, vedo il mio, vabbè, mo effettivamente la risoluzione della fotocamera, beh, non è ottima, però io vedo il mio telefono sul monitor. Tipo, beh, vedete questo? È il mio profilo Instagram. Vedete? Dici, ma è in tempo reale? Assolutamente sì, vedete? Vedete? È assolutamente in tempo reale. È connesso. Vabbè, mo si è spento perché ho deciso di spegnere, vedete? Ho preso, cioè, beh, precisamente, beh, questo, ho preso, beh, precisamente questo. È, come dire, cioè, è, come dire, più comodo, perché, beh, cioè, perché, ha tutti gli attacchi dei cellulari. Se vedete, beh, quello principale, beh, questo qua è quello del mio cellulare. Questo qua è la USB-C, quello che tutti i telefoni moderni si stanno adattando. Sapete, mo tutti i telefoni moderni nuovi stanno mettendo la USB-C. E questa è l'attacco Lightning. Poi, se vedete, ha tre cavi, cioè, ne ha tre. Oh, ok, beh, quindi, cioè, come potete vedere, io vedo il telefono sul monitor, però, cioè, però voi giustamente direte, però voi giustamente direte, ma l'hai collegato al monitor? No, vi spiego subito, cioè, intelligentemente, cioè, che ho fatto? Io giustamente qualche volta vi porto qualche gioco per telefono. Questa è una cosa, cioè, che ho sempre voluto fare, vedere il telefono su una TV barra monitor. Però, cioè, soprattutto in questo periodo che sto registrando di più, come dire, qualche volta porto anche giochi per cellulare. Più che devo andare, appesanti il telefono, che il telefono effettivamente deve fare due cose contemporaneamente, deve far girare il gioco e deve contemporaneamente registrare, poi capace che il telefono non è abbastanza potente, il telefono deve fare una cosa soltanto, praticamente io ho effettivamente collegato, ecco, se vedete questo qua grosso è l'HDMI, io questo l'ho collegato alla scheda di acquisizione. Poi giustamente la comodità, vedete, è che contemporaneamente puoi sia, come dire, vedere il telefono sulla TV che caricare. Quindi questo lo puoi sia vedere sulla TV che se vedete, vabbè, ovviamente non metterà mai a fuoco, sta contemporaneamente in carica. Ed è comodo soprattutto quando, cioè, devo fare un gameplay, un gioco per cellulare, cioè, senza che devo, che so, il gioco è pesante, cioè, che so, è uno sparatutto, cazzo ne so, cioè, senza che devo appesantire il telefono con il fatto che il telefono deve sia far girare il gioco che registrare, cioè, la scheda di acquisizione video, un apparecchio fisico, registra il telefono fa solo girare fa soltanto girare il gioco. Beh, poi, ovviamente c'è un'applicazione che si chiama EasyCast. Aspettate, ve la faccio vedere. L'applicazione è questa qua. Vi servirà, cioè, perché senza questa non vedete un cazzo, effettivamente. Perché se, cioè, come dire, voi avete una, come dire, cioè, voi avete, come dire, una scheda, un telefono poco potente, cioè, però, che so, avete molti giochi sopra, cioè, anche belli, cioè, per carità, cioè, però, cioè, che so, avete una scheda di acquisizione video, di quelle classiche, cioè, comunque la scheda di acquisizione video è un apparecchio fisico, cioè, che comunque, cioè, che comunque
non più affidabile di un telefono, però c'è da fidarsi. Niente di particolare, beh, voi potete registrare il vostro gioco, il vostro gameplay con un apparecchio migliore, potete registrare non con il cellulare, vabbè, l'ho detto almeno 4 volte, però cioè, perché sembra una puttanata, ma non è una puttanata, cioè, poter registrare un telefono, un qualsiasi telefono, non è che dici ma soltanto un attacco, no, ne ha ce li ha tutti e tre, cioè questi bello, e contemporaneamente lo tieni anche in carica, cioè questa e questo è bello. Niente, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanella, seguitemi su Instagram, link in descrizione, e niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!